Ameria Radio presenta I grandi direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Nel 1969, per Riccardo Muti, è la prima produzione operistica a Firenze dei Masnadieri di Verdi. Seguono I Puritani, già debuttati l'anno prima alla Rai Roma su invito di Siciliani. Così Muti scrive: a Firenze mi legai con grande affetto a Vittorio Gui, più che ottantenne, ma dirigeva ancora. Lo vidi nel Turco in Italia e nella Vestale. Era una figura mitica, aveva conosciuto Strauss, era a Torino quando Toscanini era a Milano. Lo frequentavo spesso, appena potevo, nella sua villa di Fiesole. Sua moglie Elda fu madrina di mia figlia Chiara. Lo ricordo col gesto della manina, mentre accennava col canto. Quando farai il Falstaff, tieni sempre presente che è musica da camera. Già all'attacco non scaraventarti, anche se a piena orchestra resta musica da camera. Nei primi anni fiorentini si alternano proposte rare, come Deborah di Handel con Jesse Norman, Cristo sul Monte degli Ulivi di Beethoven, Paulus di Mendelssohn, il Requiem in Re minore di Cherubini, Ivan il Terribile di Prokofiev. Accanto a un dittico controcorrente per quegli anni, Cavalleria Rusticana Pagliacci, osteggiato da una parte del Consiglio di Amministrazione. Nel 1970 Riccardo Muti dirige per la prima volta alla Scala. In locandina Bettinelli, Indemit e Strauss. Solista nella Fantasia in Do minore di Beethoven è Dino Ciani. Così Muti scrive: ero già direttore del Maggio Musicale Fiorentino e fu solo allora che accettai. Anni prima avevo declinato un invito dell'allora direttore artistico Gianandrea Gavazzeni. Non mi sentivo ancora pronto. Lorenzo Arruga sul Giorno scrive: fortissima volontà, chiarezza delle scelte interpretative, essenzialità del gesto, capacità di scatenare la qualità degli strumentisti e viva presenza animatrice ed immedesimata. Nel dicembre del 1973 Paolo Grassi invita Muti ad essere non tanto ospite straordinario quanto di casa nel Teatro Milanese. Nello stesso anno Muti rinuncia ai Puritani alla Scala. Nel 1971 Riccardo Muti, per il Maggio Fiorentino, recupera la Rara Africana di Meyerbeer. Nell'estate debutta al Festival di Salisburgo dietro invito di Karajan. Dirige Don Pasquale di Donizetti. È l'inizio della ininterrotta collaborazione con i Wiener Philharmoniker. In una lettera privata, Walter Legge, il re di casa Amy, scrive a John Coveney: le nuove produzioni erano un disastro. L'unica cosa buona circa questo Don Pasquale, a parte la musica, fu il direttore, un grande e talentuoso giovane italiano che si chiama Riccardo Muti, potenzialmente di gran lunga il migliore dai tempi di De Sabata e Serafin. Don Pasquale viene ripreso l'estate seguente. Scrive Carl Richter nei suoi carnet: Riccardo Muti fa ormai parte delle star e dirige praticamente ogni anno a Salisburgo. Egli possiede tutte le qualità indispensabili a un direttore d'orchestra: precisione, memoria, una vera fiducia in sé,
La capacità di parlare coi musicisti dell'orchestra, un magnifico gesto e certamente ama il potere, come del resto non possono evitare di fare tutti quelli che hanno autorità su un gruppo. È un eccellente direttore d'orchestra. Nel 1972 Riccardo Muti viene invitato a Londra per un concerto con la Filarmonia Orchestra. In programma il secondo concerto di Brahms e i quadri da un'esposizione di Mussorgsky, Ravel. L'orchestra inglese, dopo il periodo di Kämpferer, era da un paio di anni alla ricerca di un direttore stabile. Così scrive Muti. Dopo la prova generale, venne da me la commissione dell'orchestra per propormi l'incarico. Non avevano nemmeno aspettato il concerto, mi coglievano di sorpresa. Lo chiedevano a me, che allora non avevo nemmeno fatto un disco. Loro che, come tutte le formazioni inglesi, vivevano principalmente di dischi. Li guidavo per la prima volta e parlavo un inglese da banchi di scuola. Good morning, I'm very well. Accettai. Muti incide con la Filarmonia i primi due dischi, Requiem in re minore di Cherubini e Aida di Verdi. Così Muti scrive. Verso il 76, dopo 4 anni di intensissimo lavoro, l'orchestra riprese quota. Erano entrati nuovi elementi tra i musicisti, mentre figure di spicco della cultura, dell'economia, come Lord Wingstock, avevano preso a cuore la formazione. Il pubblico tornava a seguirci. Nel 1979 l'orchestra londinese nomina Muti Music Director, nel 1982 Conductor Laureate. Resterà a Londra fino al 1989. Fecondo di centinaia di concerti, dischi, tournée, il periodo Muti viene ricordato negli annali dell'orchestra come periodo leggenda. Per il maggio propone un'edizione integrale del Guglielmo Tell di Rossini. Nel 1973, a seguito della nomina per pressioni politiche del direttore artistico, Muti si dimette da direttore musicale dell'orchestra fiorentina. Così Muti scrive: «Ritengo mio preciso dovere morale di oppormi come musicista al malcostume che sta dilagando nel teatro italiano, dove le pressioni politiche compromettono la stessa vitalità degli enti, laddove le esigenze dell'arte e della cultura dovrebbero primeggiare. Seguono scioperi di solidarietà degli orchestrali». Nel 1974 Riccardo Muti dirige Agnese di Spontini al Maggio, già eseguita con la Rai di Roma nel 1970. In dicembre La forza del destino. Per il maggio 1975 Macbeth. In dicembre Aida. Muore Gui, novantenne. Muti diventa il punto di riferimento per la musica a Firenze. Tra il 1976 e il 1981 Riccardo Muti dirige l'Orfeo di Gluck con Ronconi Pizzi, Trovatore senza il do della pira e per il maggio Nabucco, sempre con Ronconi Pizzi. Seguiranno i Vespri siciliani nel maggio del 1978, Norma nel dicembre del 1978, Le nozze di Figaro nel dicembre del 1979 con la regia di Antoine Vitesse, Otello nel maggio del 1980, Ifigenia in Tauride nel 1981 con le scene di Manzù. Sarà l'ultimo maggio di Muti a Firenze. Così
Riccardo Muti scrive: il direttore d'orchestra è sempre solo, anche quando è circondato dai musicisti davanti e dal pubblico alle spalle. Soprattutto dopo un concerto, io mi sento solo. Non importa se è stato un grande successo. Quello è sempre il momento delle domande. La musica è un giardino magico. Lo puoi esplorare avanti e avanti, sapendo che stai cercando di trovare qualcosa che non troverai mai. Thank you.
Abbiamo ascoltato di Franz Schubert la Sinfonia numero 4 in Do minore di 417, tragica, nei suoi quattro movimenti: adagio molto, allegro vivace, andante, minuetto, allegro vivace, trio, allegro. Riccardo Muti dirige i Wiener Philharmoniker. Registrazione effettuata nel 1987.